siamo a Condofuri in occasione della cerimonia inaugurale della quale verrà intitolato il palazzo della delegazione al dottor Carmelo Saverio Pizzi, personalità illustre del comune di Condofuri nonché sindaco dello stesso comune per più legislature. Insieme a me il sindaco Salvatore Mafrici. Grazie, buonasera. Siamo qui per celebrare questo momento importante. Condofuri ricorda la sua storia, abbiamo voluto intitolarlo così proprio perché dedichiamo, intitoliamo, quindi diamo come dire un'anima un po' a questo palazzo della delegazione municipale, ricordando una figura illustre, una personalità davvero che ha dato un contributo enorme, importante per tutta la comunità di Condofuri, il dottore Carmelo Saverio Pizzi, per diversi anni sindaco di questo paese, insomma, di questo comune, in anni difficili in cui si è soprattutto nel periodo dell'alluvione del 51 ha guidato un po' questa discesa in qualche modo delle persone che avevano appunto a Condofuri subito i danni dell'alluvione verso anche la marina, creando poi questo il paese qui a valle, ma non solo questo, si celebra con questa mostra e davvero ringrazio per l'organizzazione e la promozione dell'evento soprattutto Bruna Rodà, Brigida Condemi e Lillo Bertone, che hanno curato anche la mostra che si può ammirare stasera della visita del presidente all'epoca, capo dello Stato, presidente della Repubblica Saragat, insieme poi a colui che sarebbe poi diventato qualche anno dopo anche presidente della Repubblica, Sandro Pertini, quindi Condofuri con due eminenti personalità proprio in quel periodo quando sindaco è stato dottore Carmelo Saverio Pizzi. Ripeto, a lui dedichiamo questo palazzo. In più celebreremo anche il momento di scopertura, diciamo così, di un albo, l'albo dei sindaci, albo d'oro dei sindaci, cioè un lavoro fatto importante che è con un segno di riconoscimento a coloro i quali si sono susseguiti alla guida di questo comune e che comunque hanno appunto dato in termini politico-istituzionali un contributo sempre importante al paese. Questo in generale perché ogni paese, secondo noi, e noi avviamo questo percorso qui a Condofuri, crediamo se non si riscoprono alcune radici che passano anche appunto dalla memoria, dal ricordo di personalità che siano in questo caso politico-istituzionali ma che siano della cultura, avvieremo, ripeto, tutto un percorso che attraverso queste celebrazioni possano creare e costruire una memoria collettiva, una memoria collettiva che ci consenta poi di guardare sempre comunque avanti con, perché no, fiducia e forti comunque, ripeto, di radici che sono che ha questo paese che deve conoscere. Ad intervenire in un dibattito sulla storia politica di Condofuri e sulla figura del dottore Carmelo Saverio Pizzi, ospiti illustri, saranno Natina Pizzi. Sì, chiaro, è la figlia appunto del sindaco e del dottore Carmelo Saverio Pizzi, poetessa, tra l'altro illustre personalità che ha fatto della cultura attraverso questa sua arte, della poesia, e porta queste radici anche lei in giro, non solo per la provincia, insomma, Reggio, Condofuri, veramente porta Condofuri e la sua forza culturale, veramente con un straordinaria con queste poesie. Fa conoscere il nostro comune, insomma, ne rende merito, ripeto, non solo, ma un po' ormai in giro per tutta l'Italia. E lei ha accolto l'invito veramente emozionata, lo vedremo, farà di sicuro l'intervento come al suo solito appassionato, e chiaramente perché vive anche dal punto di vista sentimentale, chiaro, il legame col padre, e lo farà anche perché ci teneva, con lei l'avevamo da tempo un po' immaginato un momento del genere, per cui stasera lo celebreremo al meglio. Ci sarà non solo lei, anche il fratello e lo storico Agazio Trombetta. Sì, abbiamo pensato al professore Trombetta che ha già lavorato e si è occupato di ricerche storiche nel nostro paese, di eventi particolari, lo vedremo, insomma, e con lui questa ricerca, questo percorso che dicevo e avviamo da stasera di riscoperta un po' della storia del nostro paese, lui ogni volta che lo chiamiamo è veramente di un squisito e molto disponibile per mettersi al servizio di queste ricerche dall'alto di un osservatorio, cioè di un'esperienza, di una competenza davvero eccellente.
ecco, da, di indubbio pregio e valore, per cui veramente ecco, ci farà ci, ecco, queste presenze del, poi il professore Condemi che interverrà, la presenza del, per quanto riguarda l'albo dei sindaci, del sindaco Lillo Pizzi, chiamato così, insomma, Pasquale Pizzi e Lillo Pizzi, ecco, renderanno tutte, ripeto, giusto merito a una serata per Condofuri storica, molto molto importante. Una serata molto importante che poi si concluderà con la musica, il sì. Maestro Ciccio Nucera. Sì, Ciccio Nucera, gli Alma Greca e Cardia un po' si esibiranno, insomma, così per animare il momento finale di un buffet tricolore, insomma, con delle torte. Chiaramente ogni momento del genere poi deve concludersi con il giusto festeggiamento, per cui l'animazione di questi tre gruppi che portano anche loro le tradizioni, la musica nostra popolare, insomma, dell'area grecanica, Condofuri, insomma, anche qui radici culturali ecco, importanti, la portano anche loro in giro per la provincia, per la regione, non solo Ciccio Nucera, ma il maestro è riconosciuto come maestro appunto ormai a tutti, in tutte un po' le latitudini, per cui ecco questo momento celebrativo veramente che troverà anche in loro, nella loro arte, nella musica, lo spazio ecco, che merita. Stasera assisteremo ad una serata molto particolare che sicuramente da un punto di vista emozionale, affettivo, la prende molto. Sì, sicuramente. Come lei sa Francesca, ci sono state tante manifestazioni a cui ho partecipato, però devo dire che questa stasera è particolare. Sono infatti molto emozionata, sono un po', diciamo, un po' confusa, un po' stordita e tutto quello che può provocare un'emozione, perché parlare del padre e parlare del proprio padre è sempre un problema molto pesante, perché la figura paterna raccoglie sempre in sé un grande affetto, un grande amore e anche a volte grandi dissonanze che ci sono tra lo scambio generazionale. Quello che provo oggi è sì, ammirazione sicuramente, prima di tutto ammirazione, ammirazione per mio padre. E soprattutto sono contenta che Condofuri abbia ricordato dopo tantissimi anni dalla sua morte il fatto che lui è stato un cittadino importante in questa città e che ha fatto molto per questo paese e come un senso del dovere, era legato da un amore profondo e sentiva proprio l'obbligo e il dovere di renderlo sempre migliore. Dunque un incontro molto importante in cui verrà letta una poesia da lei scritta. Sì, io ho scritto una poesia a mio padre così di getto, Francesca, come lei sa faccio io con le poesie. E in questo io dico che mio padre oggi non è in nessun altro posto se non qui con noi, che sta camminando insieme a noi, è circondato da una luce folgorante e invisibile. Dunque grande amore per il padre e un amore che poi la lega al paese di Condofuri. Sì, devo dire questo, sono molto legata e più tempo passa e più mi lego a Condofuri, perché sono qui le mie radici. Io infatti dico che vado in giro masticando radici. E sicuramente la poesia che lei scrive ha impeto, sì. Dalle emozioni che lei prova. Sì, sicuramente la mia poesia nasce dall'emozione. La poesia non nasce dalla ragione, perché la poesia non può nascere dalla ragione. Dalla ragione può nascere un saggio, un libro di storia, ma la poesia no. La poesia è emozione, e se non è emozione non è poesia. Passione, amore e impeto. Esattamente, impeto, io sono molto vulcanica, impetuosa nello scrivere, afferro tutte le emozioni che mi vengono e sono appunto degli istanti, come chiamo io la mia trilogia, ho fatto la trilogia dell'istante. Ogni istante è diverso dall'altro, ovviamente, però è sempre un'emozione, positiva o negativa che sia. E sicuramente grande emozione c'è stata anche nell'organizzare l'evento, grazie a Bruna Rodà. Grazie a te Francesca. Sì, un attimino voglio dire questo, prego. Volevo appunto ringraziare Bruna Rodà e anche Lillo Bertone per l'impegno e per l'entusiasmo veramente, per la condivisione che hanno messo in questa manifestazione, ecco questo sicuramente, in ogni momento.
Sicuramente questa passione, molti impegni e responsabilità si è realizzata nell'organizzare appunto l'evento. Com'è stato? È stata, diciamo, una bella avventura davvero. Noi abbiamo coniato un motto per l'evento di stasera: conosci la tua terra, ama la tua storia. Ed è vero, è proprio così, solo conoscendo la nostra storia possiamo amare la nostra terra, e questa è stata la nostra intenzione e quello che abbiamo in mente che accada anche in futuro: fare conoscere ancora di più alle nuove generazioni la storia del nostro territorio, perché si innamorino anche loro di questa terra e ne portino a frutto, a buon frutto, quello che abbiamo ereditato dal passato. E sicuro la figura di Saverio Vizzi è una di quelle figure che ha lasciato tanti frutti per le generazioni future. Io sono sempre onoratissima, e anche stasera, di stare qui al fianco di Natina Pizzi, che è una perla per noi, un'altra perla del nostro territorio, che ci dà fame e ci fa conoscere come paese, come comunità, anche nel mondo, possiamo dire. Le sue poesie sono internazionali. È davvero stato un piacere ricordare suo padre e avere qui stasera anche lei con noi. Dunque la cultura sarà protagonista, anche perché la cultura insieme all'arte verrà realizzato e quindi finalmente scoperchiato l'albo dei sindaci. Sì, questa è stata un'altra cosa che abbiamo, una nota che abbiamo voluto aggiungere alla serata. Abbiamo fatto una piccola ricerca negli archivi storici del comune, grazie a un dipendente comunale che ha contribuito all'opera, e al maestro Pino Caridi, che ha realizzato l'opera fisicamente. E stasera esponiamo anche l'Albo d'Oro dei Sindaci, ed è un evento anche questo storico e che merita di essere, diciamo, commemorato nel migliore dei modi. Attività. Il suo personale ricordo. Buonasera a tutti intanto. Quando mio nonno è morto io ero ancora un bambino di 8 anni, quindi i ricordi veri e propri che ho di lui sono pochi e sono abbastanza sbiaditi. Ricordo che io fondamentalmente di quella casa sempre piena, era praticamente un porto di mare aperto a tutti, dove chiunque avesse avuto bisogno di qualcosa sapeva dove poterla trovare. Ricordo che io, ovviamente, di mio nonno è quello di una persona sempre disponibile. Ricordo che, essendo non solo sindaco ma anche medico di Condo Furi, era disponibile 24 ore su 24. Aveva molte chiamate anche notturne, ovviamente, per il lavoro che faceva, e ho dei ricordi vaghi di quando partiva o col carretto, addirittura a cavallo. Poteva piovere, poteva esserci il sole, poteva essere una qualsiasi condizione meteorologica, lui era sempre disponibile a partire. Amava il suo lavoro all'inverosimile. Ho anche dei ricordi di quando appunto svolgeva il suo lavoro, che praticamente era un tipo pignolo all'ennesima potenza, quindi mi chiedeva sempre di sistemare pacchi delle medicine una volta che l'aveva presa, e farle vedere ai pazienti, insomma. Altri ricordi che ho di mio nonno purtroppo sono quelli relativi agli ultimi mesi della sua vita, quando era a letto praticamente con una bombola d'ossigeno per i problemi di salute che aveva avuto. Però tutti gli altri ricordi che ho e che mi mantengono vivo il pensiero di mio nonno sono quelli che mi sono stati tramandati innanzitutto da mia nonna, e da mio padre Francesco, e dai parenti e dalle centinaia e centinaia di persone che molte volte vengono a trovarci o a casa o in farmacia qui a San Lorenzo Marina a parlarci dopo 30 anni dalla sua morte di che cosa è stato per mio nonno, per questo paese. Sicuramente i valori che lui ha tramandato nella sua famiglia li porterà avanti e li porta avanti. Assolutamente sì. Un ricordo molto bello che ho di mio nonno è stato il testamento morale che ci ha lasciato, dove ovviamente ha spiegato ai non nipoti, ai figli, che cosa era per lui la vita e come andava vissuta, quali erano i veri valori, la famiglia, la salute, insomma le cose più importanti che ci sono, e ce l'ho conservato a casa in un cassetto. E sicuramente è anche motivo di grande orgoglio la cerimonia che avrà luogo questa sera. Assolutamente sì, è una cosa che oramai, sono passati 30 anni dalla sua morte, non ci saremmo più aspettati, a dirla sinceramente, però è stata una bella iniziativa fatta dal comune con persona del sindaco Salvatore, con cui siamo anche amici, e avrò modo di ringraziarli in seguito.
L'esibizione questa sera sarà fantastica, come sento dai presenti. Il maestro Ciccio Nucera insieme all'associazione culturale La Tarantella Crea Dipendenza, e ci sarà anche la partecipazione di molte scuole. Sì, come ben sapete io da molti anni faccio questo, diciamo, cerco di portare in giro la nostra musica popolare. Stasera sarà una serata un po' diversa dal solito, non è il solito concerto, si suonerà, diciamo, all'antica maniera, in acustico, con tante persone che si diverteranno ballando e suonando e cantando tutti assieme, che la festa è questa. Quindi ci sarà la presenza di strumenti antichi e quindi si evince il ballo tradizionale e l'amore per le proprie radici. Brava, hai detto la cosa giusta, vince il ballo e l'amore per le proprie radici, in un'occasione un po' particolare, ricordando il nostro vecchio sindaco. Io ero piccolino, però me lo ricordo. Qualche anticipazione? Anticipazione, stiamo lavorando sul nuovo tour che partirà da gennaio con nuovi pezzi inediti, poi li ascolterete. Qualcosa faremo domani, dai. Questa sera qualcosa dirà domani, perché sarà presente Radio Studio 95 Merito TV, quindi nell'intervista che appunto sarà fatta da Filippo Pellicone. Ma questa sera insieme a lei ci saranno anche altri gruppi molto importanti, dei gruppi etnici della nostra area, dell'area gretanica, gli Amma Greca e Cardia. Sì, oltre noi ci saranno pure gli amici delle Amma Greca e Cardia, che alleteremo la serata, cerchiamo di, anche se fa freddo, di riscaldarci con la musica. E sicuramente con la musica della tarantella non si può non scaldarsi. Sì, fortunatamente con quella ti riscaldi. Grazie. Grazie. Ragazzo trombetta storico. Grazie per l'aggettivo. Sì, ogni manifestazione ha sempre un risvolto di positività, di emancipazione, di civiltà. In maggior misura questa sera, quando viene rievocato fra i personaggi, fra i sindaci, uno di quelli che operò con impegno e continuità a favore dell'emancipazione di questo centro. Non so se lo possiamo chiamare centro abitato, habitat, Condo Furi Marina, ufficialmente non ci risulta, o Condo Furi Scalo. Comunque è un centro che è nato in un particolare momento delle esigenze storiche e si è evoluto raggiungendo livelli veramente ottimali. Questa sera si rivive l'attività del sindaco che ha operato per più legislature, un esempio per gli abitanti odierni di Condo Furi. Il sindaco opera per le sue qualità nel contesto di appartenenza. Il sindaco Carmelo Pizzi ha operato da democristiano perché era un elemento di spicco, a prescindere dalle sue qualità umane, intellettuali, sociali, era un elemento di spicco all'interno della Democrazia Cristiana di quel tempo. Sicuramente la cultura, il suo modo di fare ha fatto sì che il bene comune di Condo Furi lo ricordi ancora una volta questa sera. Io la ringrazio e alla prossima. La cultura è uno degli elementi essenziali dell'umanità e quel sindaco, sostenuto da una schiera di personaggi del paese, ha dato prova di sapere reggere un confronto con gli altri, quindi la cultura e l'organizzazione sono alla base di qualsiasi ottimo risultato. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, è un momento importante per Condo Furi, ce lo spiegherà tra poco il vostro sindaco, lo ripeteranno poi gli ospiti sul palco. È un momento importante perché Condo Furi riscopre la sua storia e lo fa con una doppia operazione
di assoluto livello. L'intitolazione del palazzo comunale, della delegazione comunale che vedete alle nostre spalle, e subito dopo l'inaugurazione anche dell'albo d'oro dei sindaci. Non è un'operazione effimera. Il recupero della memoria è un fatto importante, sicuramente riusciamo a intenderci se diciamo questo, ma è un fatto ancora di più importante nella misura in cui si riescono a condividere le scelte che si fanno. Si può essere o non si può essere d'accordo, questo è un altro discorso, però nel rispetto della democrazia vengono assunte delle decisioni, vengono fatte delle scelte, per cui è giusto che sia così. Il recupero della memoria passa anche da questo. Ma non vi tedio di più, perché tra poco mi sentirete anche sul palco. Io adesso mi fermo e cedo il microfono al sindaco di Condofuri, Salvatore Mafrici. Vi invito a salutarlo con un applauso. Assieme a Salvatore Mafrici c'è anche il bel sindaco di Condofuri, Gabriele Badalà, anche lui lo salutiamo con un applauso. E quindi la parola a Salvatore Mafrici, perché ci spiegherà cosa stiamo per vivere questa sera e le motivazioni delle scelte fatte. Buonasera a tutti. Credo che cosa vivremo, e le motivazioni emergeranno nella loro complessità, la loro articolazione, il loro sviluppo sul palco, dagli interventi che abbiamo deciso così, condiviso con chi, fatemelo dire subito, li ringrazio da subito, perché io lo dico sempre, lo sottolineo, ecco, momenti del genere, anche da un punto di vista organizzativo, poi hanno bisogno, ecco, di gambe che non possono essere solo quelle di chi oggi ha la responsabilità amministrativa di guida del paese, quindi sottoscritto, tutta l'amministrazione, il consiglio comunale, lo sottolineeremo, perché questa è deliberazione avvenuta in un consiglio comunale, avvenuta all'unanimità, quindi maggioranza e minoranza assolutamente si sono ritrovati sulla deliberazione che tra poco leggerò. Ma non possono queste iniziative, ripeto, organizzarsi solo, ecco, ma devono trovare, ecco, le gambe di, ecco, chi ha voluto questo momento, credetemi, li ringrazio da subito, in particolare, e vedrete come ancora di più loro spiegheranno, ecco, di come è avvenuto, come le motivazioni, ecco, tutto il senso, ecco, che a partire da stasera vogliamo dare a questa serata ed altre, dove Condofuri appunto riscopre la sua storia, ricorda la sua storia. E ringrazio Bruna Rodappi al mio fianco, Lillo Bertone e Brigida Condemi, ecco, li ringrazio da subito. Io ero in difficoltà, ecco, stasera, e la mia è un'apertura, lo ripeto, ecco, non andrò tanto poi nel merito, perché saranno gli interventi che poi si susseguiranno e le conclusioni che farà il vice sindaco con delega alla cultura del comune di Condofuri, la dottoressa Naimo. E quindi quando sono un po', anche se vogliamo, in difficoltà, perché momenti del genere sono talmente alti nella loro, ecco, nel loro significato, profondi, che a volte, ecco, delle parole così, ecco, sembrano sempre poche e inadeguate, sbagliate se vogliamo, al che, ecco, mi va a, spesso l'ho fatto anche in altre occasioni, utilizzo così, le prendo in prestito alcune parole, e lo vedrete, lo dirò alla fine, per introdurre a questa serata. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi queste onde del mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così dura da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone, la storia entra dentro le nostre stanze e le brucia. La storia dà torto o dà ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere. Poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando è il momento di scegliere e di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare.
È per questo che la storia dà i brividi e nessuno la può cambiare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi Bella Ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi questo piatto di grano. È la canzone di De Gregori. Avviamo poi alla scopertura. Beh, come dire, come anche in questo caso ecco, sentirsi inadeguati a spiegare, e lo faccio riprendendo testualmente le parole che compongono, che sono contenute nella delibera di Consiglio Comunale, ripeto, passata nel nostro Consiglio Comunale all'unanimità, che ecco, riprende questa biografia del dottore Pizzi Carmelo Saverio, nato a Condofuri il 22/4/1920. Nel 1943, all'età di 23 anni, consegue la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Napoli. Dopo la laurea inizia l'attività di medico nel comune di Condofuri, che continua per 45 anni fino alla sua morte, avvenuta nel 1988, all'età di 68 anni. È stato sindaco del comune di Condofuri dal 53 al 70 e poi un altro intervallo di tempo poi successivamente, ha continuato comunque la sua opera politica amministrativa nel comune per diversi anni, oltre appunto al mandato comunque da sindaco, ripeto, poi in questi due intervalli. Ha promosso la ricostruzione del paese negli anni del dopoguerra. In particolare ebbe un ruolo decisivo nella costruzione del centro di Condofuri Marina con i contributi ottenuti dal governo nazionale a seguito dell'alluvione del 1951 che aveva portato danni ingenti all'abitato di Condofuri. La costruzione delle prime case popolari della frazione Marina iniziò nel 1958. Tra gli eventi da ricordare, e qui l'allestimento della mostra che abbiamo alle spalle che fa la sfonda a questa serata, la visita del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. È stato Presidente dell'ospedale di merito dal 60 al 66, contribuendo notevolmente ad aumentare il prestigio dell'ospedale, chiamando ad operare nel nosocomio diversi professionisti di indubbio valore professionale. Dal 64 al 75 è stato commissario del Consorzio del Bergamotto, dal 72 all'80 è stato nel CDA del Consorzio di Bonifica, e altre cariche ricoperte sono state quelle di consigliere della Coldiretti, di Confagricoltura, membro del Consiglio della Comunità Montana del versante Calabro Ionico Meridionale. La proposta quindi di intitolare questa piazza antistante, questa proposta, ripeto, anche questo oggetto della delibera passata all'unanimità, sulla quale poi vi sarà posta la targa, però in questo per la piazza c'è un iter che abbiamo già avviato, ben avviato, e aspettiamo il decreto autorizzatorio da parte della Prefettura di Reggio Calabria. E l'edificio in cui ha sede questa delegazione municipale, il Condofuri Marina, vuole essere un piccolo, direi ancora piccolo a fronte, ripeto, delle cose che ho detto, segno di riconoscimento per l'impegno profuso a favore della comunità di Condofuri tutta. Grazie. Possiamo procedere con la scopertura. Partiamo dalla... da questo lato con, e ringrazio di cuore qui con me Natina Pizzi. Avviamo la presenteremo tra poco Natina Pizzi. Eccoci. Ecco che siamo pronti. E voilà. Fotografia riportando il sindaco di Condofuri. Adesso procediamo anche con la seconda scopertura, in questo caso dicevo il sindaco assieme al proprio sindaco, perché riguarda i sindaci di Condofuri, della storia di Condofuri. Prego. Ecco qua. Che vedete è del maestro Pino Carini, ma lo vedremo tra poco. Ci sono i nomi di tutti i sindaci che si sono succeduti nel corso del tempo. Adesso io solo ringrazio i presenti in quest'albo, ecco, ci sono diversi sindaci che sono qui e li ringrazio tutti davvero uno a uno, ma anche su questo poi avremo modo, ecco, nel corso della serata,
e vi sarà per tutti poi una testimonianza. Lo ringrazio affettuosamente perché con la serata è pure fredda e non è da poco, ecco. E il dottore Lillo Pizzi che farà la testimonianza dopo, ma ringrazio ad uno a uno davvero i presenti e vedo il dottore Caccamo, il dottore Nucera, il ragioniere Lavalle, visto Nino Manti in giro, spero, ecco, che magari attualmente non verrà, ma via via, ripeto, vedrete, arriveranno gli altri, li ringraziamo tutti ad uno ad uno. Ringrazio loro perché, ecco, sono la carne viva di un'iniziativa del genere, perché il segno, questo, l'albo che metteremo in questa delegazione lì affisso, è anche in questo caso un piccolo riconoscimento a chi comunque, appunto, per la comunità di Fondofuri ha dato un contributo importante, ecco, guidando la comunità a livello politico amministrativo. So che il sindaco Junior pure vuole, al solito suo, vedrete, puntuale, sempre attento sull'albo dei sindaci, cioè, diamo anche a lui la parola. Buonasera a tutti i presenti, a tutte le autorità intervenute, a tutti i cittadini che con la loro partecipazione rendono questa serata ancora più importante per il Comune di Condofuri. Infatti l'evento che ci vede qui riuniti è molto significativo, riguarda l'insediazione della delegazione municipale, che è il luogo in cui ogni cittadino dovrebbe sentirsi come a casa sua, ad una persona che per molto tempo, negli anni passati, è stata sindaco di questo paese, il dottor Savelio Carmelo Pizzi. Intitolare una piazza, una via, una strada o un edificio, come in questo caso della delegazione municipale, ad una persona, è sempre un avvenimento molto importante che ci porta a riflettere su quanto questa persona abbia potuto fare perché ciò avvenga. Anche se io, come tanti altri presenti, non ho conosciuto il dottor Saverio Carmelo Pizzi, posso comunque immaginare che lui sia sempre stato al servizio del nostro paese e vicino ai bisogni dei cittadini. Ed è per questo che oggi ci troviamo qui per ricordarlo con l'intitolazione a suo nome della nostra delegazione municipale, come forma di riconoscenza e di segno tangibile di un riconoscimento ad un cittadino che è stato stimato da tutti. In questo modo l'amministrazione comunale e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo avvenimento vogliono rendere perenne la considerazione, la stima e l'affetto che tutti i cittadini di Condofuri hanno avuto per il dottor Saverio Carmelo Pizzi. Ringrazio per l'invito a partecipare che mi è stato rivolto da coloro che hanno organizzato questo evento ed in particolare il sindaco, avvocato Salvatore Martigi e tutta l'amministrazione comunale. Grazie e buona continuazione di serata. Grazie, adesso la parola a padre Arnaldo Cantonetti, perché ricordando la nostra storia ricordiamo anche di essere cristiani e quindi chiediamo di partire la benedizione. Un pensiero prima della benedizione, sono un po' emozionato. Da 15 anni che opero a Condofuri e questa sera sono contento di partecipare a questa celebrazione, a questa manifestazione, perché mi permette di leggere una pagina in più della storia di Condofuri, a cui mi sono un po' affezionato. Condofuri, speriamo, quanto non lo so, mettiamoli in più. Comunque, posso confidarvi, mi ci trovo bene, speriamo che anche voi, non lo so, comunque. La benedizione ha lo scopo di, primo, di benedire le persone e poi di benedire le cose, in modo particolare alcuni simboli che ricordano la storia di Condofuri. Questo perché? Perché le persone si impegnano a costruire una società migliore, una cittadinanza migliore, servendosi delle cose che Dio ha messo a nostra disposizione e che anche gli uomini creano di giorno in giorno. Quindi attraverso le realtà terrene cerchiamo di camminare verso le realtà celesti. Un augurio che faccio a tutti anche in prossimità del Santo Natale. Storia ci permette di rivivere il passato, ricordare il passato con senso di gratitudine. Ci permette pure la storia di vivere il presente con passione, e questa passione l'auguro non soltanto agli amministratori ma a tutti i cittadini,
perché se il bene è comune, il bene di tutti, per far andare avanti ci vuole la collaborazione di tutti, non si può delegare. Fanno tanto bene, per carità, applausi, eccetera, però ci vuole la collaborazione di tutti. Però non ci fermiamo, andiamo verso il futuro, con coraggio e con speranza. Ricordiamo il passato, tante cose belle, ma non credo che queste cose belle si fermino oggi. Con la nostra collaborazione possiamo crearne delle nuove, forse anche delle migliori, quindi operiamo tutti concordemente. In vista di una maggiore, no, maggiore collaborazione o migliore, forse le parole non sono troppo adatte, comunque intendo dire questo. Per amministrare le persone e soprattutto la società ci vuole, qualcuno dice, una tazza di scienza, un barile di prudenza e un oceano di pazienza. Le cose si costruiscono, ma ci vuole un po' di scienza, competenza, per carità, ci vuole molta prudenza, perché alcune volte ci troviamo tutti a un bivio, che fare? Cioè, allora questa prudenza che chiedo al Signore attraverso questa benedizione, poi tanta tanta pazienza, non solo per i parroci ma anche per qualche un altro, tanta tanta pazienza. E termino prima della benedizione con le parole che prendo dal Papa, che ha fatto agli studenti, non mi ricordo la città, comunque importante, è il messaggio del Papa ai giovani. Cari giovani, fate quel che non hanno fatto loro, cioè i nostri antenati hanno fatto molto, qui si ricordano dei sindaci, ho sentito che hanno fatto tante cose belle, però possiamo anche dire, facciamo quel che non hanno fatto loro, non hanno potuto fare. Allora l'eredità che ci lasciano è questo, fare noi il bene che non hanno potuto fare loro. E con questi pensieri eleviamo al Signore la nostra preghiera tutti insieme, e la preghiera del Padre nostro, adatta per tutti, quindi insieme possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Grazie della vostra pazienza e buon proseguimento di questi festeggiamenti e di questa memoria storica che facciamo utile per il nostro continente. E ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. Abbiamo visto questa doppia scopertura emblematica, la scelta di intitolare la delegazione comunale al dottore Carmelo Saverio Bizzi, che è stato vostro sindaco per tantissimi, tantissimi anni. E si diceva dell'importanza di ricordare la storia. Noi abbiamo ricevuto dal passato uno scrigno dal valore inestimabile. Dentro questo scrigno ci sono le radici del nostro popolo, del nostro essere. Ci sono le conoscenze che noi abbiamo ricevuto in eredità e che abbiamo non solo l'obbligo, ma soprattutto la responsabilità morale di lasciare ai giovani, di lasciare a chi verrà dopo di noi. A volte basta poco, basta magari una foto ingiallita, delle pagine sgualcite, quel che resta di un vecchio giornale perché si accenda la lampadina e ci faccia toccare con mano il trascorrere impietoso del tempo. Ricordiamo fatti, aneddoti, circostanze. La memoria a cui è affidato l'arduo compito di ricordare, di strappare alle grinfie dell'oblio quante più reminiscenze possibili. E attraverso i tasselli di quel passato, dai lineamenti remoti,
è possibile ricostruire pezzi importanti di storia, pezzi di vita vissuta. Quando Puri ricorda storia a questa specifica declinazione e andando a riposo si riscoprono le radici, quelle radici che rappresentano la forza assoluta dell'albero, l'albero Kondo Puri, quelle radici con cui si sono già persi, di cui si sono già persi gran parte dei legami, a scapito di una sorta di globalizzazione localistica, origine e causa di promiscuità culturale, no? Che rendono sempre meno marcato il senso di appartenenza. Senza questo senso di appartenenza il passato rischia di essere cancellato definitivamente, con tutto ciò di negativo che questo comporterebbe. Un processo del genere ha bisogno di tempo e tanta buona volontà, come diceva padre Arnaldo. Se uno riconosce la valenza di ciò e le sue possibili ricadute, allora sarebbe lecito attendersi il contributo veramente di tutti, di enti, con il comune in testa, istituzioni scolastiche, agenzie educative, parrocchie, collettività. Ognuno può e deve remare in questa direzione. È chiaro che un processo del genere, essendo piuttosto complesso, rischia di innescare anche qualche focolaio di polemica, perché non si possono condividere le scelte che vengono fatte. Delle polemiche purtroppo non riusciremo mai a liberarci definitivamente, allora non resta che fare prevalere il buonsenso. Come? Col confronto civile e democratico, col dialogo, con il rispetto dell'altro e delle sue determinazioni. Soprattutto se l'altro è un ente composto da tanti soggetti che discutono e si determinano collegialmente, come ha fatto il Consiglio Comunale che ha approvato all'unanimità la delibera per l'intitolazione della delegazione municipale. Dialogo e rispetto dell'altro che non significa non poter criticare, anzi, ci mancherebbe pure, purché però siano critiche costruttive e mai distruttive, purché il fine ultimo di tutto quello che viene fatto e detto sia condiviso e condivisibile e non imposto dal singolo, purché la democrazia venga rispettata e non sbandierata come vessillo a proprio piacimento. Questo perché mi sembrava doveroso introdurre i lavori e dare le coordinate all'interno delle quali si svolgerà l'incontro di questa sera. Abbiamo sentito tante cose in questi giorni, io che arrivo anche da Melito, non da molto lontano, le ho percepite, però quando c'è di mezzo la democrazia l'unica strada che bisogna percorrere è quella del confronto e non della critica distruttiva, altrimenti non andiamo da nessuna parte, resteremo fermi allo stesso punto dove ci troviamo. E allora possiamo cominciare con la serie degli interventi. Il sindaco ha detto nella sua introduzione che questa manifestazione è stata organizzata nei dettagli dai vostri compaesani, che sono nell'ordine Bruna Rodà, Lillo Bertone e Brigida Condemi. Cominciamo con Bruna Rodà. Grazie. Allora, io presenterò un po' l'albo dei sindaci. La fascia tricolore è qui collocata in mezzo ai sindaci che hanno fatto la storia di questo comune e l'immagine simbolo della cerimonia inaugurale dell'albo d'oro dei sindaci del comune di Kondo Puri. Un emozionante tuffo nel passato per il quale l'attuale sindaco Salvatore Mafrici si trova qui con tutta la cittadinanza a rendere omaggio ai suoi predecessori, ringraziando a nome dei cittadini i capi dell'amministrazione che si sono spesi per la crescita culturale, sociale ed economica di questo paese. L'installazione tridimensionale è stata realizzata dal maestro Pino Caridi e i nomi dei podestà, dei commissari e dei sindaci che si sono succeduti partendo dal lontano 1908 ad oggi sono frutto invece di uno studio certosino condotto negli archivi anagrafici della Casa Comunale dal dipendente comunale Domenico Antonio Pizzi, il quale ha colto tra le righe di questi nomi fatti e avvenimenti storici che qui si sono verificati. Nulla invece è rimasto ai nostri giorni dalla data della fondazione del comune, avvenuta nel 1816 con decreto borbonico che istituiva Kondo Puri Comune, poiché a causa del terremoto del 1908 la sede comunale situata a Gallicenò viene completamente distrutta e spostata a Kondo Puri. Perciò non si ha memoria documentale del periodo antecedente tale data.
Primo sindaco registrato in questo albo risulta Antonio Pizzi, eletto il 1 novembre del 1908. Il tema della storia locale e del suo recupero in ogni forma possibile rappresenta uno strumento importante di interazione tra passato e presente, in un'ottica che leghi la memoria di ciò che siamo stati, la nostra condizione attuale e il futuro in cui ci proiettiamo. In questo percorso di recupero della memoria, l'identità locale diventa strumento di un modo di fare cammino insieme dell'intera comunità. Poiché si è ritenuto che il recupero e la conservazione della memoria storica locale rappresenti un rafforzamento del senso di identità e di appartenenza dell'intera comunità locale, l'amministrazione comunale ha creduto doveroso avviare ogni azione possibile per il recupero della memoria del nostro comune, il quale si avvia a festeggiare nel 2016 il bicentenario della sua istituzione, sul presupposto che la cultura e la storia locale rappresentano patrimonio di tutti i cittadini di Condofuri, che guardano con affetto alle loro origini e che solo rinsaldando le proprie radici possono con più sicurezza lavorare e muoversi in un mondo ormai diventato globalizzato. Pertanto abbiamo voluto ricordare coloro che dal 1908 ad oggi hanno ricoperto la carica di sindaco e si sono spesi per la crescita culturale, sociale, economica del nostro territorio con l'istituzione dell'Albo d'Oro dei Sindaci. Auspico che questa sia solo una tappa di un percorso ancora lungo per una più approfondita ricerca sulla storia dei sindaci e delle amministrazioni che si sono succedute a Condofuri nel percorso di 2 secoli circa e di ulteriori iniziative volte al recupero della memoria locale. Conosci la tua storia, ama la tua terra. Grazie. Grazie a Bruna Rodà, ecco dunque il senso dell'Albo d'Oro dei Sindaci. Adesso Lillo Bertone ci racconta anche di una chicca, ci legge qualcosa, una lettera che arriva dal passato. Buonasera a tutti, vi faccio una piccola descrizione della figura del dottore Carmelo Saverio Pizzi. Personalmente non ho avuto il privilegio di conoscere Saverio Pizzi, ma in note miei, io di lui ho saputo ed ho letto. Senza entrare negli aspetti della vita privata dell'uomo, è giusto soffermarsi sul suo impegno professionale politico-amministrativo a favore della comunità condofurese e estesamente dell'intera Calabria. Un impegno che ha saputo esprimere in maniera mirabile come solo un medico, consentitemi, poteva fare. Lasciare una possibile carriera universitaria per mettersi al servizio della sua piccola comunità, rinunciare a un'esperienza professionale di prestigio per stare con gli umili e gli ultimi, credere fortemente alle istituzioni per rendersi utile alla propria gente, denota la caratura dell'uomo, del professionista e del pubblico amministratore, che sapeva fondere in un'unica azione i tanti aspetti del suo campo d'azione. Oggi diremmo un uomo d'altri tempi, umile come solo chi è conscio della propria capacità può esserlo, testardo come solo chi sente la calabresità può fare, sensibile come solo chi ha la coscienza cristallina può riuscire. Insomma, Saverio Pizzi ha rappresentato anche oltre i confini di Condofuri, senza dubbio un esempio che supera i confini del tempo. Grazie. E questa era la cartolina che arrivava dal passato. Adesso Brigida Condemi, il suo intervento è centrato sulla mostra, piccola mostra che è stata allestita qui all'ingresso della delegazione. A te la parola. Grazie, buonasera a tutti. In occasione dell'intitolazione della delegazione municipale al dottor Pizzi, si è pensato di impreziosire l'evento con una mostra fotografica che racconta un ulteriore momento storico del comune di Condofuri, e cioè la visita del Presidente della Repubblica, dottor Saragat, avvenuta il 19 aprile del 1966. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa mostra, mettendo a disposizione del popolo condofurese materiale fotografico, cartaceo e video del tempo a testimonianza della visita. La stampa dell'epoca ha offerto nelle cronache delle 4 giornate calabresi, tanto è durata la permanenza in Calabria del Presidente, elementi di valutazione per un giudizio approfondito sulla realtà del problema calabrese, che meritava la priorità nel contesto del più complesso problema meridionale. Le fotografie esposte ritraggono passo dopo passo i momenti più salienti della presenza del Capo dello Stato nei nostri luoghi, dal saluto iniziale di benvenuto da parte del sindaco dottor Pizzi alla passeggiata delle autorità illustri per le vie del paese,
e sino alla consegna da parte di un gruppo di giovani universitari di una lettera nella quale venivano evidenziate non solo le problematiche di carattere economico che Condo Furia ed il suo popolo si trovavano ad affrontare, ma anche le questioni politico-sociali dell'epoca. Una curiosità: nelle foto è riconoscibile l'onorevole Alessandro Pertini, che in quegli anni ricopriva la carica di vicepresidente della Camera dei Deputati e che l'8 luglio del 1978 diveniva anch'egli presidente della Repubblica. Da ciò ben due presidenti hanno camminato sulle nostre terre e conosciuto, anche se per breve tempo, le nostre tradizioni e lo spirito d'accoglienza che ci contraddistingue. Vi invito pertanto a prendere visione e soffermarvi ad ammirare i reperti fotografici e documentali messi a disposizione di tutti i presenti, con l'augurio che anche oggi diventi un celebre momento storico per la nostra comunità ed un input per le nuove generazioni perché possano costruire il loro futuro attraverso la riscoperta del passato. Grazie. Siamo noi che ringraziamo Brigida Condemi per il suo intervento, e così abbiamo avuto modo di conoscere come si è sviluppato questo percorso organizzativo. Abbiamo visto i tre aspetti: perché l'albo, perché Saverio Pizzi, Carmelo Pizzi, e perché la mostra su Saragat. Questa è la parte organizzativa. Proviamo adesso ad andare più a fondo. Il sindaco poc'anzi nel suo intervento ci ha detto che la delibera è stata votata all'unanimità dal Consiglio Comunale, ma c'è stato un consigliere in particolare che l'ha proposta questa intitolazione, ed è il consigliere Domenico Mafrici, che tra l'altro interviene questa sera nella qualità di vicepresidente del Consiglio Comunale, in quanto il presidente del Consiglio, Antonino Curneri, è assente per impegni familiari. Per cui chiediamo un po' a Domenico Mafrici di spiegarci perché questa scelta di intitolare la delegazione municipale. Buonasera, ringrazio tutti i presenti per la partecipazione a questo evento. Sin dalla mia elezione a consigliere comunale mi ero prefisso di promuovere qualcosa per ricordare la figura del dottor Carmelo Saverio Pizzi, al quale riconosco di essere stato l'artefice della costruzione della frazione marina del nostro comune, in seguito all'alluvione del 1951. Perché se oggi siamo in questa piazza, per questo evento, credo che tutti noi dobbiamo essere grati a lui. Chi è stato il dottor Carmelo Pizzi e Saverio Pizzi lo narreranno gli altri che interverranno dopo di me e quelli che l'hanno già fatto prima. Vorrei ringraziare tutti coloro che alla mia iniziativa si sono accodati, in primo tutto l'amministrazione comunale, compresi consiglieri di minoranza, il dottor Giuseppe Massara, che ha avuto anche lui questa iniziativa, Bruna, Brigida e Lillo, che hanno continuato la mia iniziativa, il signor Izzo Domenico, dipendente comunale, che ha partecipato con l'albo dei sindaci, e tutti gli altri che hanno collaborato anche per la serata. Inoltre tutti gli ex sindaci e tutti i cittadini che amano questo paese. Vi saluto e buonasera. Ed ecco spiegato il perché della intitolazione, grazie a Domenico Mafrici, vicepresidente del Consiglio Comunale e promotore dell'intitolazione appunto. Adesso andiamo nella parte storica, già con Brigida abbiamo avuto la possibilità di conoscere qualcosa che forse non tutti conoscevano, cioè la visita del Presidente della Repubblica a Condo Furia e poi contemporaneamente quella di Sandro Pertini, che all'epoca era una carica istituzionale, non quella di Presidente della Repubblica, e quindi abbiamo saputo che due Presidenti sono stati della Repubblica, sono stati qui su queste strade, in questo comune. Ma la parte storica è ben più ampia. Abbiamo il piacere di avere con noi uno storico per eccellenza, uno storico di fama nazionale, il professore Agazio Trombetta, che già si è occupato di Condo Furia anche con un libro che era inerente alla Seconda Guerra Mondiale, se non ricordo male, un convoglio, un mitragliamento, dei morti, ma ovviamente la storia non è solo questo, è anche altro. Allora sentiamo il contributo del professore Agazio Trombetta. Professore, a lei. Grazie all'amministrazione comunale che mi ha invitato
grazie a tutti quanti voi per la vostra presenza e grazie, se mi perdonerete, di intervenire sul concetto di storia e sul concetto di memoria. Di me dicono che sia uno storico, ma non sono uno storico togato. Sono uno storico che ricerca, prima di sostenere determinate cose. La storia, dice il mio amico Arrigo Petacco, è bugiarda ed ebbe il coraggio anche di pubblicare Storia bugiarda. Ma parlare della storia, e magari mi inserirò in questo argomento, non è come parlare della comunità di Condomuni. L'elenco dei sindaci pubblicati esprime una comunità di impegno, ma una comunità di responsabilità, perché i sindaci di una città o di una cittadina o di una contrada o di un rione, non so cosa sia ancora ufficialmente Condofuri Marina, i sindaci sono dei buoni padri di famiglia che amministrano, ma si interessano anche del dopo. Il concetto di memoria è qualcosa di diverso. Io ho scritto un libro che mi è molto caro, La memoria ritrovata, tra documenti e mutamenti. La memoria delle comunità poggia anche sulle tradizioni, la memoria delle tradizioni. La memoria della storia poggia invece sui documenti, documenti che vanno ricercati e in base ai quali noi possiamo individuare se alcuni episodi della storia sono veri e se altri episodi sono falsi. L'episodio di Condofuri di cui mi sono occupato è un episodio vero, ma non è il momento di rimuovere questi interessi. Il 15 agosto 1943 già gli alleati anglo-americani avevano conquistato Catania. Dall'aeroporto di Catania partivano in continuazione delle squadriglie che vennero a bombardare la costa ionica reggina, la zona di Bova e in particolare il 15 agosto alle 10 la stazione di Condofuri Marina. Scusate se mi permetto di dire qualcosa di poco esatto. O lo scalo di Condofuri Marina, dove si trovavano contemporaneamente una tradotta di militari sbandati e organizzati diretti a Taranto, un treno viaggiatori diretto a Roccella e nel sesto binario una tradotta in sosta da alcuni giorni. Avvenne una strage, ma anche sul concetto di strage dobbiamo ragionare, perché la domenica del Corriere fino agli ultimi numeri faceva vedere le copertine con aerei immaginati che facevano strage degli inglesi. Il concetto di strage, se viene privato dal concetto di umanità, ci riporta ai primordi della storia. Tuttavia questi tre treni vennero pesantemente bombardati. I soldati in fuga cercavano scampo
nelle poche casupole che erano allora sparse per la contrada. Vennero massacrati. I tedeschi scavarono e fecero scavare dai pochi abitanti 6 fosse comuni, grandi fosse, nelle quali deposero i corpi dei nostri soldati in fuga, o meglio, per usare un eufemismo, si diceva in ritirata strategica, invece scappavano precipitosamente e in maniera disorganizzata. Su quel treno c'erano contingenti di diversi reggimenti e di diverse divisioni. Il cappellano militare che venne qui poi in tempi successivi a organizzare le onoranze funebri parlò di una divisione ligure e la cosa rimase come fatto vero. La divisione non era un'intera divisione, era la divisione Livorno che veniva dalla Sicilia. Ma ancora oggi al cimitero di Condofuri c'è una lapide dove con molta difficoltà si legge della divisione ligure che non è mai esistita nell'organigramma dello Stato Maggiore Militare. Quindi se qualcuno volesse riferirsi a quel documento falso e volesse proseguire nella ricerca della verità andando presso le fonti idonee, non troverebbe nemmeno il nome. Ecco che io mi riferisco alla memoria. La memoria è sostenuta indubbiamente da un desiderio di conoscenza. Nessuna cosa io penso che possa vivere e svilupparsi senza portare in sé i segni inconfondibili dei tempi e delle esperienze che l'hanno ricevuta. E quella lapide è un atto di amore verso la cittadinanza di alcuni eminenti personaggi sindaci che amministrarono la città con onestà antica, ma sempre esprimendo una continuità. Mai uno ha rinnegato o si è opposto a decisioni prese preventivamente. Ho sentito parlare del primo sindaco che risulta. Io magari vi posso lasciare copia di un documento. Il primo sindaco, uno dei primi sindaci a me in questo documento risulta, ecco, in data 28 giugno 1869, la giunta municipale con Nucera Raffaele sindaco chiede e ottiene la fermata della ferrovia Lazzaro Bianconò. Non vorrei approfittare, non so quanto tempo mi assegnate, 10 minuti, un quarto d'ora, quando vi cercate basta. Gli interessi piemontesi per prima cosa si sono riversati sulla costa ionica reggina. La prima ferrovia è stata la Reggio Lazzaro, che venne inaugurata nel giugno del 1866. La ferrovia
era stata voluta da Garibaldi, proprio al momento, subito dopo lo sbarco a Melito, il 19 agosto, il 21 agosto sbarco a Reggio, nel giugno, quando era ancora dittatore a Napoli, emise un decreto con il quale affidava l'incarico della ferrovia ad una società di banchieri, ovviamente massoni suoi amici, però questo decreto non venne poi applicato dal nuovo governo di Vittorio Emanuele, per cui la ferrovia, l'appalto della ferrovia venne affidato ad una società piemontese, la Vittorio Emanuele. La Vittorio Emanuele partì da Reggio, arrivò a Lazzaro, a Lazzaro incominciarono gli appalti e i subappalti, uno dei subappalti lo ebbero i fratelli Plutino, che fecero della loro azione politica una rivendicazione anche economica, e venne realizzata la costruzione della stazione ferroviaria come scalo. La delibera del Consiglio Comunale di Condoburi del 69 chiede che, siccome era obbligata la sosta a Condoburi, Condoburi Scalo, perché era l'unico luogo dove si rinveniva abbondanza di acqua e l'acqua serviva alla vaporiera e l'acqua serviva per innaffiare il carbone coc, senza acqua non funzionava, non bruciava, e allora il sindaco a quella data chiese che il treno che fermava a Condoburi Scalo potesse essere utilizzato anche dai viaggiatori. Il Ministero dei Lavori Pubblici e le Ferrovie autorizzarono che alla stazione ferroviaria di Condoburi potessero salire i viaggiatori che venivano da Rovudi e da altre località a titolo sperimentale e due volte la settimana. La nascita e il passaggio della ferrovia diede un notevole impulso alla espansione e quindi all'impianto di case sparse. Non possiamo dire che Condoburi sia un centro antico, Condoburi Marina. Tuttavia è un habitat con le sue caratteristiche, caratteristiche che mutano, che migliorano in continuazione e che hanno consentito di passare dalle poche case sparse ad una concentrazione maggiore, a un centro abitato, a un habitat che deve pure avere un nome. Qualche momento si dovrà verificare, non so quando, un evento come quello verificatosi a Bova, dove i due comuni furono distinti e sono distinti, e come in altri casi che attengono allo sdoppiamento delle marine, quando le marine si sdoppiarono per paura dei turchi, mamma le turchi, o per altri motivi previdenziali, la popolazione dalle marine si spostò verso i monti, poi in alcune località vicine a noi, dai monti si è tornato al mare. È un problema vitale che coinvolge la sussistenza e la coesistenza di collettività che interagiscono nello stesso territorio. La storia ha il compito di tramandare
di tramandare fatti veri se la verità risiede nel cuore degli uomini, cosa molto difficile. Allora la storia tramanda fatti documentali. Quindi se non si utilizzano i documenti non si può fare storia. Anche la memoria degli uomini è fonte di storia, ma la storia poggia sui documenti. Nel caso del libro di Condo Furi, che mi sta tanto a cuore, io allora con i documenti, sulla scorta dei documenti rinvenuti presso gli archivi militari, la mia età è maggiore di quanto io ne possa dimostrare, dai documenti si passa alla integrazione della memoria conservata. E grazie a tanti amici di Condo Furi io è stato possibile indicare alla posterità qualcosa che merita assolutamente di essere migliorato, che merita di essere ricordato, perché in questo tempo di coagulazione di case sparse ci si dimentica, o ci si vuole dimenticare, o si è voluto dimenticare la ubicazione delle fosse che nel tempo sono state coperte. Anche questo è verità, ma rimane pur sempre l'amore verso quegli umili che meritano di essere ricordati. Scusate, io non sono un condafurese, però lo dico col cuore. Quei 1000 soldati infossati non si possono più recuperare, ma in questo caso si può recuperare la memoria e onorare con il ricordo quanto quei giovani figli d'Italia hanno fatto per noi. Io non l'ho detto a Franco Massara, che mi ha aiutato nelle ricerche in sito, ho detto: se l'amministrazione e il comune di Condo Furi intende fare una ristampa di questo libro, io la dono al comune perché lo diffonda con l'integrazione di nuove forze, lo diffonda aggiungendo bricioli, altri bricioli di conoscenza e quindi di verità. Ma avevo fatto degli appunti, questi relativi all'impianto della stazione ferroviaria, che aveva una superficie coperta di 168 metri quadrati, la ferrovia come mezzo di locomozione ha unificato i mercati, ha unificato anche le materie prime e le risorse agricole di Condo Furi, ha stabilito un rapporto con altri paesi del nord Italia, quindi ha ridato una nuova vita al paese. Ci siamo? Possiamo esserci. Grazie. Grazie, professore. Ringraziamo il professore per due cose: intanto per le sue ricerche storiche, ma soprattutto per le ricerche storiche alla ricerca della verità, perché insomma la storia raccontata con notizie e con dati non veritieri non è storia, ma è un'invenzione che torna magari comoda a qualcuno, ma non fa giustizia né racconta come siano andate realmente le cose.